Allora, noi l'abbiamo ascoltata, soffermarsi sulla importanza della vita, la famiglia come luogo di vita, si diceva. Ma noi vogliamo che la famiglia rappresenti davvero il luogo in cui nasce la vita, si custodisce la vita e termina la vita. Cioè vogliamo che veramente la vita sia veramente che la vita trovi il suo senso pieno proprio nella famiglia e negli affetti che nella famiglia si sperimentano, nella responsabilità e nella relazione di cura degli uni verso gli altri. Oggi questa tragedia che viviamo è la tragedia un po' della solitudine, la tragedia dei legami che si sfaldano, la tragedia delle persone che non riescono più a dare senso alla loro esistenza perché non si sentono in qualche modo utili agli altri. Se c'è un luogo in cui l'utilità reciproca rappresenta il collante della vita è proprio la famiglia. Cosa c'è tra la scienza e la fede? Tra la scienza e la fede c'è una naturale alleanza. Perché la scienza non è altro che questo processo di conoscenza e di scoperta della verità che è nascosta nelle cose, di scoperta delle leggi che regolano i processi, processi a tutti i livelli, processi chimici, processi biologici, processi fisici. E in questa scoperta non può che esserci, in questa scoperta della verità, non può che esserci anche una scoperta che va di pari passo col senso del valore della vita. Noi siamo convinti che la scienza è per la vita e che la scienza è lei ad essere al servizio della vita. Respingiamo qualunque visione della scienza che voglia strumentalizzare la vita e che la voglia in qualche modo, come dire, subordinare all'esperimento. La vita non è qualcosa su cui si sperimenta, la vita è qualcosa di cui si fa esperienza e si fa un'esperienza di conoscenza perché si fa anche un'esperienza di amore, di rispetto e di condivisione. E la fede ci insegna tutto questo. Mi sono soffermata nell'intervento in una critica piuttosto decisa alle manovre che si stanno facendo adesso per smontare un altro pezzo della legge 40 attraverso la richiesta della legittimazione della fecondazione eterologa. Dell'intervista io mi sono semplicemente espressa contro la fecondazione eterologa utilizzando, al di là della demagogia e al di là delle ideologie, compresa l'ideologia del diritto individuale a poter esprimere, a poter fare dei propri desideri, addirittura una legge, mi sono fermata su questi fatti recentissimi che sono venuti a nostra conoscenza, tipo questo donatore che ha avuto 150 figli e quindi anche con le conseguenze che questi figli possono a loro volta incontrarsi, incrociarsi e dare luogo a delle situazioni che non sono sicuramente positive per la tutela della vita. Quindi diciamo no al supermarket della vita. Assolutamente no al supermarket della vita, come no alla scelta di un figlio su misura così come io vorrei. Un figlio lo si accoglie, lo si accetta e lo si ama e non lo si costruisce. Benissimo, noi la ringraziamo per il suo intervento, grazie, in bocca al lupo. Cosa pensa di Atreios 2011? Beh, per quello che ho visto, credo che sia una bella esperienza di giovani in cerca di senso per la loro vita politica e spero anche per la loro capacità di fare amicizia tra di loro e di collaborare e di sostenersi a vicenda. Buon auspicio per noi. Buon auspicio per voi.